ragazzi, siamo qua per un nuovo video. È un video un po' diverso dal solito, però ragazzi, se volete iscrivervi al canale mi farebbe piacere lasciare un video a questo video. E niente ragazzi, è un video molto molto diverso dal solito, come ho detto prima. E niente, c'è molta molta dispiacere anche su di me, questa cosa deve finire. Oggi, giorno 16 di venerdì di giugno, sono a fare l'esame di scuola guida. Io sono a prendere la valletta, ragazzi, B, valletta normale, e niente, già ho fatto due esami di patente. Oggi sono a fare il terzo esame e vi spiego com'è andata. Il primo esame, ragazzi, vi dico che ho fatto 4 errori al primo esame di patente. Insomma, non è andato male, 4 errori per il primo esame, bocciato, però 4 errori per uno è andata così. Secondo esame, vado a farlo, 3 mesi, esce 9 errori, proprio non so cosa vuole succedere, e poi vado a fare questo esame, il terzo, oggi, che mi sono svegliato alle 6 e un quarto, sono a fare l'esame, comunque erano le 9, sono andato dentro e ho fatto l'esame, ci ho messo una mezz'ora e comunque ho fatto 5 errori. Allora ragazzi, non so veramente questo periodo cosa mi sta succedendo, a me soprattutto è di sfortuna, perché veramente alcune cose ragazzi che mi capitano nella vita, voi ovviamente non vedete quello che faccio tutti i giorni, però sapete alcune cose che capitano, che io sono sfortunato, lo dico io stesso, e veramente ma io sono consapevole che uscivo tre volte così ragazzi, è proprio dire sfortuna. Ma io sono stato un periodo che ho studiato quasi un anno veramente, e meglio 3 volte essere bocciati, veramente essere bui, non lo so. C'è qualcuno io che mi sta dando le secce, non lo so veramente ragazzi. Lo so che veramente io, raga, quando ho detto oggi sono a fare l'esame e ho fatto 5 errori, veramente erano 5 domande difficili, ho detto qua le sbaglio tutte 5. Infatti ne ho fatte 5 e già sapevo che ne ho fatte 5, ho chiesto alle strutture quante domande, cioè quante cose ho sbagliato, e mi ha detto ho fatto così 5 errori, ma ha detto come hai fatto? Io già sapevo, veramente la prima domanda che mi è uscita nel quiz ho fatto, io veramente ho fatto più di 500 quiz, ma di sicuro! Ma io questa domanda mai trovata, cioè ve lo giuro, mai trovata. Sono uscite due domande che veramente non mi escono mai. L'ho presa venendo a malincuore, ragazzi, sta cosa. E ho fatto anche un TikTok un po' divertente, ma per voi, non per me, perché io veramente sto amaro, ragazzi, come oggi. E andate a TikTok, vi lascio il mio TikTok qui. Andate a vedere, ragazzi, mi fate due risate. Veramente una cosa pessima, questa cosa veramente deve finire, perché ragazzi non lo so, ogni cosa che io devo fare succede qualcosa negativo, io non lo so, che c'è veramente qualcuno come mi seguirebbe e mi tiene qua e dice vabbè, no, tu la giornata la devi tenere così, è impossibile una giornata felice, è impossibile, ragazzi, lo giuro, io una giornata ad essere felice non esiste, ve la posso assicurare, se volete venire con me faccio vedere presenti, cioè non lo so. Qualcuno mi tiene qua e mi vuole uccidere, io non lo so veramente. E niente ragazzi, non ho parole veramente, non so più che dire. Ma è una cosa veramente, veramente impossibile, cioè veramente meglio... Bah, comunque. Penso che il video può finire anche qua ragazzi, per spiegare un po' la situazione. Lo so che non è un video divertente, ma io lo voglio fare anche per sfogarmi un po'. Dire quello che penso io, ma dall'altra parte non so cosa pensate voi. È giusto o meno, però io alla fine io l'ho fatto, cioè ho messo a fare il quiz, non l'ho fatto, e ti spiace pure che studi tanto 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 e non ritrovi quello che fai, questa è una cosa che rende brutta, la gente che ha fortuna che va lì e ce l'esame dopo, e a me sembra la stessa cosa ragazzi, comunque ci riproverò sicuramente, mi risveglierò più forte di prima, quello che veramente penso vi auguro a tutti quanti, se fate anche, se siete come me, vi svegliate ragazzi, date più forza che riuscite, impegno anche di più ci può stare. E niente ragazzi, per questo vi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e niente, ciao ragazzi.